Era la seconda di quattro sorelle, ma era anche la figlia del re d'Italia, Vittorio Emanuele III. Il suo nome completo era Mafalda Maria Elisabetta Anna Romana, ma chi le voleva bene la chiamava semplicemente Muti. Era una ragazza docile e obbediente, con un forte senso della famiglia, qualità che aveva ereditato da sua madre Elena. Di animo nobile e sensibile, era appassionata di musica e di arte. Si innamorò di un elegante uomo, il principe Filippo d'Assia, ma questo amore era ostacolato dalla loro differente religione. Se lei era cattolica, il suo Filippo era luterano, quindi occorsero tempo e pazienza per arrivare ad ottenere finalmente l'assenso alle nozze dal re Vittorio Emanuele. Sono disposta a rinunciare anche al mio titolo pur di sposarlo. Rinunciare, rinunciare. Ma non dire idiozie. Tu non puoi rinunciare ad un bel niente. Ma chi volete che importi se sposo Filippo d'Assia? Non hai capito che non è una questione privata? Il Santo Padre minaccia di scomunicarci tutti quanti. E la madre di Filippo non accetterà mai una nuora cattolica. Per i due sposi iniziò un periodo felice e Mafalda mise al mondo quattro bambini, belli, sani e forti. Nel giugno del 1933 Hitler in persona assegnò a Filippo un grado nell'SS e vari incarichi e come dono di nozze regalò ai novelli sposi una pianta carnivora e una villa a Roma. Mi domando, pianta carnivora? Ma! Per capire cosa accadde alla povera principessa dobbiamo comprendere la situazione storica di quel momento e del modo in cui l'Italia tradì la Germania. Racconto molto brevemente. Nel pieno della Seconda Guerra Mondiale l'Italia e la Germania erano alleate, ma le cose si stavano mettendo male a causa degli attacchi continui degli angloamericani, che erano sbarcati in Sicilia e avevano iniziato a conquistare la nostra penisola. Per noi non c'era speranza davanti al colosso dell'armata statunitense. Persino Roma venne bombardata. Bisognava fermare questo scempio. Inglesi e americani ci offrirono però un'opportunità: chiudere definitivamente con i tedeschi, rompendo l'alleanza con la Germania, e unirci a loro. Decisione difficilissima da prendere. Nel settembre del 43 il maresciallo Badoglio e il re Vittorio Emanuele III, messi alle strette, firmarono di nascosto l'armistizio. Ora eravamo alleati con gli angloamericani e non più con i tedeschi. I nazisti, giustamente, erano furiosi, rabbiosi nei confronti degli italiani, ma più di tutti odiavano il re Vittorio Emanuele III, accusandolo di alto tradimento. E quale modo migliore per punirlo se non quello di rinchiudere la sua adorata figlia Mafalda in un campo di concentramento? Grazie a vostro padre, in questo paese non funziona più nulla. Mi raccomando, siate puntuali. Di questi tempi le comunicazioni con la Germania sono difficili. Povera Mafalda, fu lei il capro espiatorio, fu lei a pagare al posto di suo padre, quel padre che non l'aveva nemmeno avvisata di stare attenta perché aveva firmato un patto di alto tradimento contro i nazisti. Sua madre, la regina Elena, previdente e saggia, invece fece addirittura fermare il treno in cui viaggiava Mafalda, spingendola a scendere e spiegandole il gravissimo rischio che stava correndo dal momento che i tedeschi avevano giurato vendetta a suo padre il re. Ma lei si rifiutò di seguire il suo consiglio e rimase seduta nel vagone del treno. Era sua ferma intenzione ricongiungersi a Roma con suo marito e con i suoi quattro bambini. Essendo lei cittadina tedesca, principessa tedesca, moglie di un ufficiale dell'SS, che era tra l'altro anche un governatore in Germania, Mafalda era più che sicura di non andare incontro a rischi. Non aveva comunque mai nascosto la sua antipatia verso il Führer, così come Göring non aveva mai nutrito simpatia per lei, definendola nei suoi diari la bestia intrigante. Arrivata a Roma, Mafalda non riuscì nemmeno ad abbracciare i suoi figli.
che venne fermata con un inganno e trasportata in aeroporto destinazione Germania. Era il 23 settembre del 1943. L'operazione denominata Abeba venne condotta da Kappler e fu così che per lei si aprirono le porte del campo di concentramento di Buchenwald. Fu rinchiusa nella misera baracca numero 15 insieme a un ex ministro socialdemocratico e sua moglie. Divenne un ostaggio nelle mani dei nazisti, che la interrogarono per giorni e giorni, in quanto lei conosceva troppe cose. Era una Savoia. Di queste domande pressanti non si sa praticamente nulla, ma una sua compagna di prigionia, Maria Runan, raccontava che Mafalda iniziava a tremare come una foglia ogni qualvolta le chiedevano degli interrogatori della Gestapo. Le fu vietato comunque tassativamente di svelare a qualsiasi prigioniero la sua vera identità. Per tutti i deportati lei era Frau von Weber, ma le voci di corridoio, si sa, si rincorrono facilmente. Bastò un attimo per venire a conoscenza del fatto che quella donna macilenta, dalla divisa lacera strisce, che si rifiutava di mangiare, fosse niente meno che la principessa Mafalda, figlia di Vittorio Emanuele III di Savoia. La figlia di quel re che aveva segnato il loro destino, facendoli finire tutti ai lavori forzati in un campo di concentramento. E per l'ennesima volta Mafalda pagò l'errore del padre. Cosa avete detto? Guarda che buoni che sono i Savoia. Lasciate stare la mia famiglia. E perché dovrei? È stato vostro padre che ci ha cacciato in questa situazione. Con la sua fuga, chi si è opposto ai tedeschi o è morto o è finito in un campo di concentramento. E non mi dice nulla il fatto che anch'io sia qui? Io credo che questo sia il solo posto che vi meritiate. Basta. Frau Weber è una mia amica. Non si chiama Frau Weber. Ci ha ingannato tutti. Chiedetelo a lei come si chiama.
È vero quello che ha detto? Sono Mafalda. Di Savoia. Sul viso dei prigionieri infatti si leggeva il disprezzo al suo passaggio, anche perché qualche piccolo vantaggio rispetto alle altre donne internate del campo lei ce l'aveva. Ad esempio, a differenza delle altre, non le furono rasati i capelli. Per quanto il vitto fosse migliore rispetto alla squallida zuppa distribuita, lei si ostinava a digiunare e donava quel poco cibo che le veniva proposto alle prigioniere più deboli e denutrite. I nazisti la monitoravano di continuo. Era una prigioniera troppo preziosa, quindi non doveva morire. Non era solo un trofeo, ma il miglior modo per punire il padre, creandogli il senso di colpa. Anche il marito, che aveva corrotto un ufficiale dell'SS per liberare Mafalda, fu internato e finì nel campo di concentramento di Flossenbürg. Nell'agosto del 1944 gli angloamericani bombardarono Buchenwald, uccidendo non solo i nazisti, ma anche i poveri innocenti prigionieri. Le baracche esplosero e saltò in aria anche quella della principessa, che rimase profondamente ferita, riportando gravi ustioni su tutto il corpo. Fu trasportata nell'infermeria della casa di tolleranza del Lager. Ma non le furono garantite le necessarie cure, tanto che le sue condizioni peggiorarono in fretta. Fu intenzionalmente operata in ritardo, perché a quel punto era stato deciso dai nazisti che dovesse morire, visto lo stato pietoso in cui versava. Che cosa state facendo, dottore? Sto operando secondo i protocolli. La paziente non è in grado di sopportare un simile intervento. Perderà troppo sangue. Ancora una parola e vi caccio dalla sala operatoria. Voi non potete continuare così. Adesso ho capito cosa state facendo. È arrivato un ordine da Berlino. State commettendo un omicidio sanitario, non siete un chirurgo, ma un ipocrita assassino. Dopo 4 giorni di dolore e di tormento, le piaghe le fecero insorgere la cancrena. Le fu nientemeno amputato un braccio. Ancora addormentata, Mafalda venne abbandonata in una stanza e lasciata a se stessa. Morì dissanguata, senza aver ripreso conoscenza, nella notte del 28 agosto del 44. Il corpo della principessa non venne cremato, ma steso in una bara di legno e seppellito in una fossa comune, grazie a un prete, con la dicitura «donna sconosciuta». Finisce così a soli 42 anni la triste storia di Mafalda, principessa di Savoia, principessa d'Assia. Riposa in pace, piccola Muti. Un saluto a tutti. Al prossimo video. Ciao.